Han bloccato la porta. Sento altri rumori all'interno. Presto! Dentro ci sono altri folli. Stordito, sparagli ora! Lizzie! Stai bene? Diamine! Oddio! Li massacrano! Pronta! Liberiamoci di questa feccia. Fumogeni. D'accordo. Fumogeno! Bene. Andiamo. Fuggitivo a terra! Nel bar! Colpi alla porta! Schiacciate quel bar! Non fa culo! Mi hanno bloccato! Stai giù! Ti copro io! Sto ricaricando! Fuggi! Vaffanculo! Ce n'erano altri di sopra. Dobbiamo trovare il modo di salire. Ci sono! Ripuliamo il secondo piano. Tutto di tuo gradimento sinora? Più o meno. La solita mattina londinese. Concordo. Ma spero fosse solo l'inizio. Prima le signore. Fai piano. Pensi che dovremmo fare secco qualche riccone? Eh? La stanza è libera.
obiettivo a terra. Diavolo. Neutralizzato. Voi due. Signore? Di sotto. Dei civili hanno bisogno di aiuto. Signor sì. Signore, il generale Lafayette è di là. Ma scherziamo? C'è una donna in questa città che non cercherebbe di sedurre. Ora è un problema tuo. Cerca di non restare indietro. Lafayette! Ah, monsieur, questa dama richiede le mie attenzioni. Marchese, le tue attenzioni sono richieste altrove. Le assicuro, mademoiselle, che se declino il suo invito è solo per attenermi al voto di lealtà. Oh, Marchese, non può andarsene ora. Sfortunatamente, milady, il dovere mi reclama altrove. Donna affascinante, vero? Non ci ho fatto caso. Perché non sei francese? Sei il francese più americano che abbia mai conosciuto. Io amo la libertà, mon ami. Un cavaliere deve dominare le passioni. Senza passione, monsieur, non si può combattere. Non combattiamo contro uomini, marchese. Uomini, mezzo sangue, fa differenza. Vive la liberté! Percival. Strano.